Una scelta coraggiosa per salvare un pezzo della storia di Castellamonte. Esatto, ho detto le parole direi in modo preciso, perfetto. Noi abbiamo fatto una scelta, principalmente una scelta di cuore, perché siamo legati al territorio, siamo legati a questo paese. E, tra l'altro, noi siamo amici di infanzia, per cui insomma la cosa è stata abbastanza semplice. E abbiamo deciso di contribuire a accompagnare questa che è una vera e propria eccellenza, perché per il nostro paese sicuramente, ma per il territorio più in generale, fino a livello anche regionale ed oltre. E quindi ci faccia piacere dare una mano e garantire in qualche modo che la tradizione enogastronomica, culinaria, insomma, ecco, fosse conservata e fosse la destinazione di queste mura continuassero a essere quelle storiche. Mi pare siano 107 anni che esiste questa realtà, per cui abbiamo pensato di unire le forze, di sostenere questo progetto e continuare questa avventura, anche perché ci siamo trovati molto, molto in sintonia con gli attuali gestori e quindi anche questo ha reso facile il discorso. Quindi resteranno gli attuali gestori e la proprietà comunque apporterà delle migliorie come abbattimento di barriere architettoniche. Sicuramente la nostra intenzione è quella di supportare questa famiglia e cercare qualche miglioria, soprattutto ci stiamo orientando sull'abbattimento di barriere architettoniche, perché questo è un bellissimo locale, però essendo un locale storico ha bisogno di qualche miglioria. La prima cosa che sicuramente faremo è l'installazione di un ascensore, perché qui ci sono delle sale al piano superiore molto belle, però difficilmente fruibili, soprattutto accessibili a chi ha handicap o comunque diciamo che un ascensore è molto utile per tutti e anche per i lavoratori stessi, diciamo, del ristorante. Quindi questo è quello che si può dire, continuare sulla stessa linea cercando qualche miglioria, quello sì. In bocca al lupo a tutti, auguri a tutti. In bocca al lupo. Grazie.